Bentornati amici di Macro Disney. Quando la magia del fantasy e la magia di Topolino si incontrano, può nascere soltanto una cosa: la saga della Spada di Ghiaccio, realizzata nel 1982 da uno dei maestri Disney più importanti di sempre. Sto parlando del padre di Zapotec, Lasky, il sommo Massimo De Vita. La saga è composta prevalentemente da tre episodi pubblicati tra l'82 e l'85 sulle pagine di Topolino durante le feste natalizie. Tra l'altro, le vicende della Spada di Ghiaccio si svolgono ogni volta durante la vigilia di Natale di Topolinia. A questa canonica trilogia si aggiungerà nel 1993 un quarto episodio, realizzato sempre dal maestro De Vita, che stavolta decide di collaborare con Fabio Michelini. Viene pubblicato sulle pagine di Topolino con una settimana di ritardo. Pippo e Topolino verranno catapultati in una terra misteriosa, ricca di elfi, giganti, draghi, insomma, i classici della cultura fantasy. Stiamo parlando delle Terre dell'Argar. Ed è proprio nelle Terre dell'Argar che, grazie ad uno straordinario errore, Pippo sarà il protagonista assoluto dell'intera saga e Topolino suo aiutante. Infatti i due dovranno affrontare incredibili avventure per salvare i loro nuovi amici. E tra i tanti amici che incontreranno Topolino e Pippo durante il loro lungo viaggio citiamo ad esempio Boz, che è il personaggio fondamentale della storia. Infatti è proprio Boz che era incaricato di contattare il vecchio prode guerriero Alf, colui che doveva battere il principe delle nebbie. Ma un piccolissimo errore di calcolo porterà Boz a Topolinia e da lì parte l'avventura. Abbiamo anche Yor, il vecchio saggio, che grazie alla sua esperienza e alla sua straordinaria magia sarà di rilevante importanza per la missione di Topolino e Pippo. Come già detto prima, l'obiettivo principale della missione di Topolino e Pippo sarà quello di sconfiggere il malvagio principe delle nebbie, una strana creatura incorporea che si può avvistare soltanto se indossa un'armatura o qualcosa di simile. La saga della Spada di Ghiaccio è un vero e proprio gioiello fumettistico e il maestro Massimo De Vita, per accrescere ulteriormente la ricchezza della sua opera, la realizza completamente da solo, dall'idea e il soggetto iniziale fino ad arrivare al disegno finito. Leggendo attentamente tutta quanta la saga della Spada di Ghiaccio possiamo percepire e cogliere qualche citazione,
anche non troppo velata, che il maestro Massimo De Vita vuole dedicare al mondo del cinema fantasy e a quello del libro d'avventura. La fisionomia dei personaggi di Asterix e Obelix, le popolazioni tipiche del mondo del Signore degli Anelli di Tolkien, i vari rimandi a Guerre Stellari, le atmosfere fiabesche dei grandi classici Disney, La spada nella roccia e La bella addormentata nel bosco, insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. Ma non è tutto. Infatti il maestro De Vita ama talmente tanto la sua opera che addirittura interagisce in prima persona con i suoi personaggi. Vi basti vedere le varie volte che parla con Yor, oppure le svariate volte che, grazie al suo genio creativo, aiuta Topolino e Pippo a superare qualche ostacolo. Ma non è tutto. Infatti il maestro De Vita abbatte ulteriormente la quarta parete interagendo direttamente con i suoi lettori. Infatti il maestro De Vita parla proprio con noi, grazie a speciali vignette e a qualche surreale didascalia. Andatevele a cercare. Dopo il suo storico esordio sulle pagine di Topolino numero 1411, la saga della Spada di Ghiaccio può vantare numerosissime ristampe. Nel 1989 esce la trilogia della Spada di Ghiaccio, supplemento al Mega Almanacco numero 396, dove troviamo i tre capitoli principali della saga: Topolino e la Spada di Ghiaccio, Topolino e il Torneo dell'Argar e Topolino e il Ritorno del Principe delle Nebbie. E nel 1993 è uscito lo stesso volume, in versione di prestigio e cartonata, dedicata a tutti gli abbonati a Topolino. Nel 1998 è uscito un volume facente parte della collana Più Disney, un volume dedicato al meglio di Topolino, The Best of Topolino, appunto, dove all'interno però troveremo soltanto il primo capitolo della Spada di Ghiaccio diviso in tre puntate. Nel 2004 viene pubblicato il decimo volume della collana I Classici del Fumetto di Repubblica Serie Oro, dove troveremo tutta quanta la trilogia della Spada di Ghiaccio e verrà ristampato per la prima volta il quarto capitolo, Topolino e la Bella Addormentata nel Cosmo. Nel 2014 Giunti Editore ci porta il costosissimo mega volume dedicato alla Spada di Ghiaccio della collana Disney Golden Edition. E nel 2016 Giunti ci ripensa e ci porta il più economico Le più belle storie special dedicato alla Spada di Ghiaccio. E sempre nel 2016 Panini Comics ci porta Topolino e la Spada di Ghiaccio. Ma come? Sempre lo stesso nome? Ma sì, ma Panini Comics fa solo ristampe, anche se è deluxe, cartonato, blisterato, incellofanato, è sempre lo stesso nome, costa molto di più, lo trovo su Topolino e spendo di meno, alt... Fermatevi un attimino, amici di Macro Disney, perché stavolta Panini Comics ha fatto un bel progetto molto interessante. Infatti all'interno di questo progetto troveremo tre volumi contenente ognuno un episodio componente il primo capitolo della Spada di Ghiaccio e tre statuine che raffigurano Topolino, Pippo e il saggio Yor, e in più un'intervista inedita al maestro De Vita e i bozzetti preparatori delle statuine create da Luca Usai. Sto parlando del mega cofanettone dedicato al maestro Massimo De Vita. E come se non bastasse, sempre Panini Comics e sempre nel 2016 pubblicherà il volume Topolino e la Spada di Ghiacciolo, parodia creata ai disegni dalla somma e sublime Silvia Zicche e la sceneggiatura Quel geniaccio di Sio. Ebbene amici di Macro Disney, anche per la saga della Spada di Ghiaccio spero di aver detto tutto. Ovviamente se ho dimenticato qualcosa lasciate qui sotto un commento, come se avete domande o se avete qualche suggerimento non esitate a scrivere qui sotto al video. Spero vi sia piaciuto e soprattutto spero vi abbia strappato un piccolissimo sorriso quella idiota introduzione che ho creato. Grazie ancora a tutti e ci vediamo al prossimo video.